Dino Risi, considerato in ambito cinematografico il padre della commedia italiana, è un solitario che ama gli altri pur non avendo partecipato direttamente a nessun movimento collettivo per l'affermazione di un modello di cultura o di una ideologia. Nato a Milano nel 1916, Risi svolse nel dopoguerra attività di critico, sceneggiatore e documentarista. Autore di tanti memorabili film di successo, ricordiamo ad esempio Il Ciorpasso, I Mostri, Poveri ma belli, Una vita difficile, Il nome del popolo italiano, Anima persa, egli parla, come osservò il critico Aldo Viganò in un libro dedicato alla regista, con il linguaggio dell'entomologo che studia gli esseri della propria scienza senza separare i buoni dai cattivi, gli alleati dai nemici. Dunque, Risi, quali sono i mostri di oggi? Beh, non c'è che l'imbarazzo della scelta, tanti. Esempio, nomi? Ma i mostri, la politica è piena di mostri. Il cinema, la televisione, lo spettacolo, insomma. È tutto, direi che è tutto mostrificato, ecco. È la civiltà dell'immagine cosiddetta non ha fatto che aumentare questo tipo di rappresentazione della parte mostruosa della vita. Lei dichiarò una volta di essere sempre stato affascinato dai viaggi, da quelli che vanno verso le catastrofi. Come mai? Ma, non so, ho detto una cosa così, forse. Sì. No. Il Ciorpasso, per esempio, è un film che finisce con una catastrofe, ma non è una mia costante, insomma, non sono catastrofico io. No, i viaggi sicuramente sì, ma insomma. Titanic, ecco, è una bella catastrofe, ma insomma non me ne sono occupato. Senti, che ruolo attribuisce la televisione? Che? Che ruolo attribuisce la televisione? Eh beh, è un ruolo ormai da grande protagonista, nel senso che ha occupato così, la vita di tutti, insomma, centrale proprio, cioè, direi che non si potrebbe. La gente non potrebbe vivere senza televisione oggi. È un modo di esistere, è anche un modo di comunicare, è un modo di vedere, insomma, nessuno ha viaggiato mai tanto come da quando è nata la televisione. Nessuno ha visto tanti film come da quando è nata la televisione. Poi che sia bella o brutta, che così ci sono, quello è un altro discorso, ma insomma. La televisione è una grande scoperta, insomma, grande passo avanti nel mondo della comunicazione, insomma. Non so, tornando indietro, ecco, come credo che non sapremo rinunciare alla televisione come a tanti altri mezzi di comunicazione, il telefono, il fax, oggi sono gli strumenti per comunicare. E questo è anche un guaio, perché si vive più di vita riflessa, cioè si guardano vivere gli altri, ecco, ci occupiamo meno di noi stessi che della vita degli altri. Parigi accoglie i suoi artisti. Lei ha lavorato anche per la televisione? Sì, ho fatto parecchie cose in televisione, insomma, delle serie lunghe anche, sì. È un ambito in cui si è trovato a lavorare meglio del cinema? O? Ma allo stesso modo, perché giravo con la pellicola, non c'erano differenze, insomma. La troupe era più o meno la stessa. Sì. Mi piaceva abbastanza, è come queste lunghe serie, insomma, erano belle, insomma, si può far bene in televisione. C'è anche più spazio, insomma, come scrivere un lungo romanzo, un romanzo di 500 pagine. Io facevo anche i racconti, facevo degli sketch o film brevi, ma insomma, ci stavo bene, ecco, lì dentro. Quali film appartengono a quella che lei chiama la sua vena crepuscolare? Chiamato così, uno dei padri, perché i padri sono tanti.
della commedia italiana. Sì. Ho fatto anche dei film, anche tra i primi, insomma, film che non erano assolutamente di contenuto comico, semiserio. Il primo è stato Un amore a Roma, con un romanzo di Patti, con Mylène de Mongeau e poi un attore americano, Peter Baldwin, e la Martinelli e tanti altri. Era una bella storia, una storia di un amore tempestoso tra un giovane intellettuale e una ragazza, invece, una leggera, diciamo. E andò anche bene il film, sì. È stato il mio primo esperimento di cinema serio, diciamo. Poi dopo ne ho fatti tanti altri nel tempo. Tragicità e comicità mi sembra che percorrano tutta la sua opera. Sì, sono le due facce della realtà, insomma. Anche un film comico, secondo me, deve avere un lato un po' in ombra. Per cui in tutti i miei film, anche i più divertenti, c'è sempre un piccolo aspetto, uno sguardo verso la parte nera, insomma, della vita. Dicevo, il sorpasso finisce con una morte. Sono altri film come l'Anima persa o Fantasma d'amore, altri. Anche Amore a Roma, è una storia che finisce tragicamente, insomma. Ma in genere io preferivo in una storia così divertente di seminare un po' di sguardi sulla realtà anche più amara. Qualcuno ha osservato che il suo è un cinema declinato al maschile. Mi sembra vero? Sì, le donne non hanno una gran parte nei miei film, ma è anche dovuto al fatto che io ho fatto cinema quando splendevano 4-5 grandi attori comici, che poi sono diventati anche attori di tragici, insomma. Sì. Gasman, Antognazzi, Sordi anche. E perciò le donne avevano un ruolo che di un comprimario, insomma, non erano. Ho fatto qualche film con una donna protagonista, anche un film con Catherine Deneuve, in fondo c'era lei, Gasman, ma insomma erano alla pari. Il film che ho detto con la Mylène de Mongeau era un film, sì, dove lei era l'eroina, insomma. Ma essendo uomo conoscevo meglio il pianeta maschile, insomma. Tra gli attori che ha appena citato, quali, a chi è rimasto particolarmente legato? Beh, è facile dirlo, perché l'attore con il quale ho fatto ben 16 film, che è Vittorio Gasman. Abbiamo legato subito con Gasman, è stata una cosa, proprio una simpatia. C'è un'affinità, una qualche affinità. Ci assomigliamo, siamo diversissime, ma ci assomigliamo in fondo nel modo di essere. Lui è... Mi è piaciuto conoscerlo perché l'ho un pochino portato giù dall'Olimpo del teatro, dove lui si era installato con molto merito. E è diventato in fondo per la prima volta nel sorpasso, Vittorio Gasman ha recitato con la sua faccia, perché aveva fatto i soliti ignoti di Monicelli, ma era quasi irriconoscibile, aveva una fronte alta, due dita, un cotone al naso. Non era il vero Gasman. Io ho avuto il coraggio di farlo così, recitare con la sua faccia, e non soltanto con la sua faccia, ma con il suo carattere, insomma, quello che lui ha nella vita, insomma. Perché gli attori spesso sono un po' deformati dalla professione. Allora sono gli attori con i quali è quasi impossibile riuscire a conoscere quello che c'è di vero dentro di loro. E poi Amidei diceva, per esempio, che sulla professione dell'attore, dice, è qualcuno che
per essere se stesso finge di essere un altro. Già è una cosa un po' strana e paradossale. E Gassman io l'ho condotto piano piano a conoscersi forse, anche conoscere le sue fragilità, debolezze, malinconie. E questo l'ha reso anche simpatico, che non era, era anzi un attore odioso. Ah sì? Non solo perché faceva dei ruoli antipatici. Riso Amaro, per esempio, era, una, no? Era un odioso proprio da vignetta e coso. Poi in America ho fatto anche due o tre film dove c'era sempre un ruolo antipatico, film orrendi che però non avevano aiutato a lanciarlo. Insomma. Qui in Italia è sceso, insomma, ha fatto quel percorso che di solito i comici fanno all'inverso, cioè il comico vuole recitare Shakespeare e lui da Shakespeare è sceso o salito a Totò. E allora è diventato, siccome era spiritoso di suo, e intelligente e divertente da frequentare, così con si è trovato, insomma, improvvisamente gli è riuscito anche facile di fare l'attore, non facendo l'attore. Perciò questo è stato un mio risultato che io, in cui l'ho aiutato a essere. Molta importanza la tecnica per lei? Sì, ma non mi riguarda tanto, perché Gassman dice che la mia qualità è di sapere dove mettere la macchina da presa, che è, effettivamente è una qualità, che molti si rompono la testa perché non sanno mai dove piazzare la macchina da presa. Io lo faccio con molta naturalezza. E poi ma la tecnica appartiene più all'operatore o... Poi non sono mai stato innamorato della fotografia, della bella fotografia. No, io ero il mio piacere era di scavare nelle persone, i caratteri, ecco. I suoi maestri? Maestri, ma in Italia direi De Sica, quello che mi ha insegnato molte cose, anche quando ho fatto due o tre film con lui. Ho imparato molte cose. E nel cinema americano Billy Wilder. Il particolar modo. Sì, è stato proprio il regista che ho amato di più. Poi molti altri, ma insomma quello che mi ha proprio informato, direi, è Billy Wilder, anche per certe affinità, anche lui in fondo faceva il comico, il drammatico, era sì. Concertando poi la critica, perché la critica vorrebbe sempre che tu facessi lo stesso film, che in genere quel film che i critici vorrebbero fare ma non sanno fare. E poi allora c'è una. Non ci si. Così. Ma allora io poi avrei fatto tutti i generi, tranne non so, la fantascienza che non mi piace. Western che non mi è mai interessato molto, tranne tre o quattro capolavori americani. Il film western mi è piaciuto quando Leone ha reinventato il genere. Certo. Curioso, io mi sono innamorato del film western vedendo il film di Sergio Leone. Mi è piaciuta quella sua maniera di girare, di scrivere, diciamo. Ha avuto sempre accoglienze favorevoli da parte della critica? No, la critica è poco favorevole. Adesso, dopo da 10 anni a questa parte, dopo il successo che ho avuto in Francia, perché la Francia che in fondo mi ha scoperto. Sì. E allora anche i critici italiani si sono allineati, come spesso succede, no? Che aspettano sempre che sia qualcun altro a dirgli se un film è buono o cattivo. Ma no, sì, qualche volta ho avuto critiche buone, ottime anche. Ma in generale no. In generale no, perché c'era un disprezzo per il comico, anche nel senso un po' più importante la parola, insomma. Da parte degli italiani? Da parte della critica, insomma. Da parte della critica. Insomma, era qualche cosa di sottoprodotto, insomma, non era il comico. Insomma, il film è bello e noioso e il film piace ai critici.
o anche brutto e noioso. Soldati divideva il film in quattro categorie, no? Belli e noiosi, brutti e noiosi, belli e divertenti e brutti e divertenti. Io fate dei film, non ho mai fatto dei film belli e noiosi, ecco. Ho fatto dei film, sì, io non ho mai fatto dei film brutti e noiosi, insomma. Ho fatto dei film divertenti e belli. E poi mi divertivo molto con gli attori, insomma, era un bel gioco, ecco. Manfredi, Tognazzi, Sordi, Gassman, Mastroianni, e anche Sofia Loren e altri. È una complicità, insomma, è un piacere lavorare con questi attori, insomma. Oggi c'è una... Insomma, non ci sono attori che hanno... Da almeno 20 anni non sono usciti attori. Giannini, sì, questi... Gli ultimi, insomma, sono detti. Ma non così, nella nuova generazione... Anche perché il regista vuol fare il film suo, sempre, un po' troppo. Capito? Come se... Usare l'attore fosse contaminare la propria nobiltà o serietà d'autore. Sì, sì. Ce n'è qualcuno dei suoi film a cui si sente che più le sta a cuore? Sì, naturalmente quelli che hanno avuto molto successo, Sorpasso, Una vita difficile, per esempio, in Sordi, della Profumo di donna. Cioè. Il nome del popolo italiano è un film che io amo molto, per esempio. Perché? Sì. Dico perché? Perché è venuto bene, perché era un altro film, un grottesco, che è Straziami, ma di Baci Saziami. Piaceva molto a Fellini, e che è un film che deve anche la sua qualità a due grandi sceneggiatori, Age e Scarpelli, perché... Spesso si parla dei film, del regista, dell'operatore. Ma poco degli sceneggiatori. E poco degli sceneggiatori, invece, insomma, il libro del film, la scrittura di un film è fondamentale. Fondamentale. Se c'è un buon copione, è difficile fare un brutto film. Mm-hmm. Sì. Il film allora può essere molto bello, bellissimo, cioè, ma con un bel copione. Dipende anche lì dal manico. Vieni, metti questo. È Modugno. Perché a me la poesia mica mi convince tanto. Mi piace la musica. Questo, per esempio, questo è forte. È mistico, sa, una cosa che ti fa pensare. Si spegne anche l'insegna di quell'ultimo capo. La musica. A me Modugno mi piace sempre. Quest'uomo in frac mi fa impazzire. Perché pare una cosa da niente, invece. Oh, c'è tutto. La solitudine, l'incomunicabilità. Poi quell'altra cosa, quella che va di moda oggi, l'alienazione, come nei film di Antonioni, no? L'hai vista, Eclis? Sì, è un film... Io ci ho dormito, a Bella Pennichella. Bel regista, Antonioni. C'ha un flaminio azzagato, una volta sulla fettuccia di Terracina, ha fatto allunga il collo. Oh! Ma guarda se si scassa! Italiana attuale, che aria si respira secondo lei? Da quale parte provengono gli spunti più innovativi, più vitali? Ma c'è. Si vedono i buoni film. Ce ne sono tanti. Ogni giorno spuntano 3 o 4 nuovi registi, non so. Ma si va verso un tipo di espressione che sarà diffusissima tra qualche anno. Io credo che tutti. Tra 10 anni potranno fare un film spendendo pochi soldi, con le nuove tecnologie, eccetera.
E questo va bene, insomma, come oggi chiunque può scrivere un romanzo con una risma di carta e una penna biro. E perciò sarà interessante vedere cosa succede, insomma, quando tutti potranno servirsi di questo mezzo. Film belli, italiani, ce ne sono tanti, registi bravi, Amelio, Tornatore. I film di Benigni, per esempio, a me è piaciuto molto. Un film singolare, coraggioso, molto, molto, molto bello. Quindi va ancora al cinema, lo segue con interesse, insomma, non se n'è distaccato? No, vado a vedere così, quei 10 film all'anno, insomma, che sono, ma vedo molto cinema in televisione, ecco, quando capita, o in cassetta. Non sono di quei patiti della sala cinematografica, non sono mai stato. Trovo anzi che mi disturba, insomma, la gente intorno, quelli che camminano sui piedi, no? Quelli che raccontano il film seduti dietro di te. Poi le luci della sala cinematografica sono bellissime, si legge solo toiletto, uscita e... Poi hanno inventato il Dolby Stereo, che è una forma di un modo di massacrare il film, perché sono molti altoparlanti piazzati in tutti gli angoli della sala. Io una volta sono entrato al cinema Barberini per vedere un film in Dolby Stereo. Mi sono seduto su una sedia dove mi arrivava solamente il rumore delle tazzine, dei bicchieri e dei passi degli attori. Mi sono spostato, sentivo solo passare i treni, i tram, le automobili. Poi ho cercato da un'altra parte, solo la musica. E bisognerebbe stare in mezzo alla sala per essere, no, essere così in grado di sentire tutte le voci insieme. Cioè, meglio vedere la televisione. A quali progetti si sta dedicando? So che sta lavorando peraltro a un film ispirato al concorso di Miss Italia. Sì, è un progetto che è nato 2 anni fa, che cerco di mandare avanti, ma temo che non vada in porto? Non vada in porto perché loro vorrebbero un film così trionfalistico, dove si parla del concorso, no? Di questo meraviglioso concorso. E invece a me piaceva fare un film dove così si racconta quello che succede dietro le quinte, insomma, con tutte le ansie, le paure, i dispetti, le gelosie, il batticuore di queste ragazze, insomma. Diciamo un po' come ha fatto Altman, così. È un po' come ha fatto Altman, sì, un film corale, insomma, ecco. Uh-huh. E in ambito musicale? Ha qualche predilezione? Sì, no, sì, la musica mi è sempre piaciuta, sì. Perché le canzoni nei suoi film hanno avuto un... Sì, in generale facevo dei film appunto sull'attualità, su quello che accadeva in quegli anni, per cui le canzoni hanno avuto sempre una parte importante nella vita italiana. E allora naturalmente per segnare il tempo di un film o di una storia, cioè io mi servivo molto delle canzoni. Le canzoni che andavano in quegli anni, insomma. Il sorpasso è proprio nel bagnato di canzoni, proprio, come un babà. E così altri film. Poi ho avuto anche i bravi musicisti, da Piccioni a Trovaioli, a Rustichelli. Rustichelli è uno straordinario musicista, per esempio. Tutta la vita. Ha fatto 5-6 film con me. E mi piace la parte musicale di un film, mi interessa molto. Dico, che cosa è sacro per lei? Che cosa? Dico, che cos'è sacro per lei nella sacro? Vita. Sì. Siamo arrivati alla parola. La parola difficile. Sacro, non sono molto bravo sul sacro, insomma. Avrei preferito essere interrogato sul profano, ecco, quello più congeniale, sì. No, il sacro non lo pratico, insomma.
non ho mai avuto tentazioni da quella parte, insomma. Non... Ma parlavamo prima della musica. Sì, ma di esempio anche l'arte può avere una sua sacralità, appunto, no? Appunto, per questo dico. E la musica è un aspetto del sacro, per esempio, un certo tipo di musica. Ma qualche volta anche le canzonette, non sono mica delle cose da vergognarsi.